Presidente Sebastiani, oramai è diventato un appuntamento fisso il grande padel a Pescara, Padel Mania. Sì, è diventato un appuntamento fisso quest'anno, come tutti gli anni, sempre per uno scopo benefico. I ragazzi che vengono sono veramente di una gentilezza e di una cordialità oltre misura, quindi vanno ringraziati tutti. Chiaramente un grande ringraziamento va a Gigi Di Biagio, che è, diciamo, quell'organizzatore di questo torneo e che chiaramente per i rapporti che ha con i suoi ex compagni è facilitato in questo. Totti a Pescara, sempre grandissimo entusiasmo. È sempre un piacere poi partecipare a questi tornei e essere acclamati in questo modo è veramente un piacere. Fine benefico ancora più bello. Beh, conoscere beneficenza di mezzo, penso siamo i primi artefici a rendere le cose più semplici. Stupenda a Pescara, tanto padel, tanta beneficenza. No, è bellissimo, un bellissimo torneo, grazie a Gigi che ha organizzato. Sicuramente i soldi andranno a una causa importante, perciò siamo tutti qua per questo. Grazie Andrea. Michele, che effetto fa aver giocato contro Sceva? Ma è indescrivibile, sinceramente non pensavo che avrei mai giocato contro Andriy Shevchenko. Un grande abbraccio, è stato veramente un piacere. Grazie, alla prossima, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. Come i grandi campioni, fine partita, la vittoria di D'Aversa Locatelli, comincia tu Roberto. Diciamo Locatelli D'Aversa, una vittoria Locatelli D'Aversa perché mi ha portato quella vittoria. Quanti allenamenti fatti quest'anno sono serviti? No. Ah, ti sei anche allenato tanto. E tu lo stuzzichi pure. No, per una manifestazione così importante oggi è stato un bel avvenimento, soprattutto quella, la cosa più importante. Poi chi vince comporta meno. Una bella giornata. No, è una settimana che me ne dici tutti i colori che vuoi vincere, poi arrivi qua davanti alle TV, vuoi fare la bella figura, non conta. No, ma hai vinto, oggi stranamente l'ha vinto. C'è il press che voleva venire a farti i complimenti perché sei stato il migliore in campo Sky. Il torneo è invalidato.